Bentrovati a tutti i nostri ascoltatori qui su Saiuz Web Radio in spazio aperto, con voi Antonella Intrenò, Ugo Lombardi. Massimo Bonella dalla redazione di pianetaoggitv.net e Rosario Moreno dalla regia centrale. Ciao Rosario. Ciao Rosario. Buonasera anche da Venezia. Ciao Ciao Massimo. Massimo. Allora. Ospite di questa sera è il direttore di Antimafia 2000, Giorgio Bongiovanni. Buonasera Giorgio, benvenuto. Buonasera Giorgio. Buonasera Antonella e buonasera al dottore mio caro Grazie. Ugo. Giorgio, sappiamo che questa sera hai davvero i minuti contati, però ti sappiamo da. Buonasera, buonasera anche a Massimo, a Rosario e a tutti gli altri che non ricordo. Dunque Giorgio, sappiamo che Buonasera. questa sera. Abbiamo davvero i minuti contati, però ti strappiamo anzitempo la promessa che mercoledì prossimo sarai con noi per tutta la durata della trasmissione. E come faccio a dirti di no a te, Antonella e a Ugo? Non puoi, non puoi. Allora, Giorgio, iniziamo col sorriso perché noi col sorriso vogliamo ricordare Pablo Medina. Pablo Medina, giornalista paraguayano, caduto in un attentato di mafia il 16 ottobre scorso, e tuo caro collega e fratello. Purtroppo abbiamo poco tempo, ma desideriamo dedicare almeno 5 minuti al ricordo di Pablo Medina. Tu lo hai conosciuto, hai avuto un rapporto strettissimo. Dici chi era Pablo Medina, dillo a tutti coloro che non hanno avuto la possibilità, di conoscerlo, di persona e di conoscere i suoi articoli e la sua azione antimafia. Sì, con la promessa che voglio parlare di Pablo la prossima trasmissione molto più a fondo. Certo. Mi sforzo con tutto il cuore di parlare di Pablo col sorriso, ma non riesco perché mi viene da piangere sempre. Io mi sento addolorato e come usiamo in Sicilia. E così l'educazione un po' di questa terra, ma del nostro sud in particolare, mi sento un po' a lutto. Certo che sono cosciente che la morte non esiste, che noi credenti cristiani sappiamo che lo spirito è eterno e sono assolutamente certo con tutta la fede che Pablo è in cielo, alla casa di Cristo, a godere la luce della beatitudine. E spero che lui da lassù ci possa aiutare. Pablo, un uomo vero, coraggioso, un collega giornalista molto colto in un paese dove l'ignoranza e la miseria per colpa dei tiranni e dei potenti regna da almeno 100 anni, quasi 100 anni. Un paese sempre schiacciato dalle dittature sanguinarie dei vari dittatori fascisti e nazisti, ricordiamo il dittatore, uno dei più sanguinari, che si chiamava Alberto Stroessner, che è morto latitante in Brasile, il generale Domínguez, grande narcotrafficante sanguinario, quindi una mafia. Purtroppo non criminalità organizzata nel senso stretto, ma una mafia di Stato. Le organizzazioni criminali in Paraguay che ci sono, purtroppo collegate alla nostra mafia italiana nel traffico della droga, hanno decretato la morte del nostro amico e fratello, ma io sono convinto e cercherò di dimostrare che non c'è solo la mafia. Perché Pablo Medina con i suoi articoli disturbava, diciamo così, il potere. Lui scriveva diretto contro i narcotrafficanti del suo paese, in particolare di una cittadina dove lui spesso si recava, vicino al suo luogo di residenza, ai confini con il Brasile, paese di frontiera, una cittadina di frontiera dove il narcotraffico è di casa, dove purtroppo la gente vive coltivando marijuana, hashish e cocaina, vive di quello, anche le persone comuni. Quindi, quando Pablo Medina scriveva contro il sindaco, contro i politici locali,
e dimostrando che erano grandi narcotrafficanti, si è condannato a morte perché l'avevano minacciato, e soprattutto quando pronto? Sì, ti ascoltiamo, Giorgio. C'è un cellulare che disturbava. Soprattutto quando lui, con i suoi articoli pubblicati dal giornale quotidiano ABC in italiano, e diciamo che questo quotidiano lo possiamo paragonare per importanza in quel paese al nostro Corriere della Sera, credo che il primo e il secondo quotidiano nazionale più importante. Quindi Pablo Medina scriveva e ha dato persino degli input alla polizia investigativa, quella non corrotta, perché purtroppo la polizia in Paraguay, nella maggioranza, anche i giudici sono corrotti dai narcotrafficanti, non solo i politici. Quando scriveva degli articoli, addirittura dettò degli input ai giudici, i quali scoprirono, grazie agli scritti di Pablo, che nella casa di questo sindaco, uno dei narcotrafficanti paraguayani, c'erano tonnellate di droga. Quindi quando hanno fatto irruzione i poliziotti e sequestrarono, non mi ricordo se 3 o 5 tonnellate di droga, praticamente lì è scattata la condanna a morte, perché quando tu disturbi il business, finché denunci e tu ai mafiosi nessuno gli fa niente, Pablo poteva scrivere quello che voleva. Quando grazie a Pablo la polizia sequestrava droga ai narcotrafficanti, lo hanno minacciato, aveva una piccola scorta, ma a corrente alternata, un giorno l'aveva, due giorni no, l'hanno atteso il giorno che non aveva la scorta e gli hanno sparato. La scorta, Giorgio, correggimi se sbaglio, gli è stata definitivamente tolta nel mese di settembre. Sì, definitivamente, ma gli veniva data a tratti, mm-hmm. una tantum, quindi lo hanno aspettato i killer e gli hanno sparato 10 fucilate, 10, no una, 10, dentro la sua auto. Purtroppo dietro c'era, io la chiamo una bambina, che può essere mia figlia di 19 anni, che era l'assistente di Pablo. Pablo era generoso, cercava di aiutare i giovani nella cultura, e non mi meraviglio che questa assistente forse non era pagata nemmeno dal giornale, era lui che forse gli dava qualche contributo appunto per dare spazio ai giovani. Purtroppo però è capitata nel momento che hanno sparato a lui ed è morta anche lei, perché alcune di queste pallottole l'hanno colpito al corpo e non si è salvata. Quindi un grande dolore drammatico. La mafia non perdona, e se volevate, non voi, ma se il pubblico voleva una prova ulteriore che i giornalisti antimafia sono pericolosi e vengono spesso uccisi come magistrati e poliziotti, questa è la prova. Per me è un segno terribile. Un segno terribile per tutti noi, perché purtroppo con la perdita fisica di Pablo abbiamo perso un grande guerriero, un grande combattente, ma noi dobbiamo assolutamente parlare di lui e soprattutto di quella che è stata la sua vita giornalistica, perché come giustamente lo faremo. Lo faremo il prossimo mercoledì. Ti voglio dare una notizia. Vi voglio dare una notizia che io andrò in Paraguay personalmente, non mi importa del rischio, sto organizzando una grande manifestazione di piazza ad Asunción, e personalmente sarò accompagnato da un centinaio di amici e fratelli che mi dovranno proteggere, perché io farò i nomi, i cognomi dei mandanti fino su, fino agli alti vertici della nazione, che sono coinvolti non solo in questo assassinio ma in tutti gli omicidi eccellenti. E quindi questa è la notizia che vi do, di una testimonianza. Faremo un live streaming, se volete fare uno speciale vi collegate, perché sarà una cosa che io devo con tutto il cuore a Pablo. Perlomeno non abbiamo noi nessuna arma per fare giustizia, ma io desidero che questi assassini
dopo che io ho parlato, non devono più dormire la notte, devono vivere di incubi e avere il terrore che la spada di Dio prima o poi li farà a pezzi. È questo che gli vado ad annunciare, che si abbatta su di loro. E... sì, ma glielo voglio dire, glielo dico io che sono anche un mistico, non solo un giornalista, glielo dico nel nome di Dio che loro hanno decretato la loro sofferenza eterna, sia in questo mondo sia nell'altro. Anche perché noi non smetteremo certo di dare supporto a te e a tutti coloro che come te hanno impegnato la loro vita in questa battaglia. A tal proposito, Giorgio, un altro piccolo flash vorremmo chiederti rispetto alla deposizione che c'è stata ieri del presidente Napolitano. Sì. Qualcheduno l'ha definita addirittura inutile. La tua opinione in merito? Allora, la mia opinione è presto detto, ma vi rimando, se poi Massimo Bonella può leggere il mio editoriale, credo che a minuti sarà pubblicato su Antimafia, quindi se rimarrà tempo nella trasmissione Massimo vi potrà fare la sintesi dell'editoriale che io già vi comunico. Io ho scritto, e stasera viene pubblicato su Antimafia, che la deposizione di Napolitano, per quanto a nostro giudizio non è del tutto soddisfacente, però onestamente dobbiamo dire alcune cose che sono le seguenti. Uno, Napolitano, incalzato dalle domande del pubblico ministero di Matteo, ha confermato a denti stretti che la mafia ha ricattato lo Stato in quegli anni. Quindi questa è una notizia molto importante che dà un punto a favore dei pubblici ministeri, perché se il Presidente della Repubblica conferma che era in atto un ricatto, che significa? Che se c'è un soggetto che sta ricattando qualcuno, questo qualcuno o risponde con la forza oppure instaura con il soggetto che sta ricattando una trattativa. Ora, siccome subito lo Stato non ha risposto con l'azione repressiva, ha risposto nei mesi successivi arrestando i mafiosi eccetera, ma nel maggio, giugno, luglio, agosto e settembre del 92 lo Stato non rispose nulla, Riina circolava liberamente. Quindi quando il presidente Napolitano dice nel maggio, giugno noi eravamo sotto ricatto, sta confermando, anche se non la pronuncia mai la parola, che lo Stato o uomini di Stato stavano trattando con la mafia. Lui dice che non ne sapeva di questa trattativa, ma riconosce che c'era un'azione di ricatto. Due, il Presidente della Repubblica oggi, ieri, ha detto ai giudici che sapevano da informazioni riservate loro, cioè lui, Presidente della Camera, Presidente del Senato, Spadolini e il Presidente della Repubblica Scalfaro, sapevano che c'erano due ale dei corleonesi, cioè Provenzano e Riina, che erano in netto disaccordo. Ora, in quel tempo non lo sapeva nessuno ufficialmente, non lo sapevano nemmeno Falcone e Borsellino, cioè forse Borsellino e Falcone sì, ma Gianni De Gennaro, il braccio destro, non lo sapeva. Quindi chi ha comunicato al presidente Napolitano che c'erano due ale in Cosa Nostra? Solo coloro che in quel momento parlavano con la mafia, quindi trattavano con la mafia. Anche questo che il capo dello Stato sottinteso dice è un grande punto a favore dei pubblici ministeri. 3. Napolitano non dice nulla sulla lettera drammatica di D'Ambrosio, quando D'Ambrosio, il suo consigliere personale, dice al presidente: io sono stato ingenuo scriba di indicibili accordi in quell'estate rovente. Quando i pubblici ministeri incalzano a Napolitano, lui dice: sì, riconosco che fu una lettera drammatica, però non spiega perché non chiese conto di questa drammatica lettera. Dice che non l'ha fatto perché in quel momento lui teneva più a D'Ambrosio ritirasse le dimissioni più che chiarire questo punto. Secondo lui l'avrebbe fatto successivamente, poi è morto, e quindi su questo non dice nulla. Non dice nulla nemmeno sugli attentati di matrice esterna a Cosa Nostra, però dice che in quel 93 lui
era minacciato da Cosa Nostra, che aveva saputo che lui e altri vertici del potere italiano erano sotto tiro. Quindi questa è la sintesi. Io direi che, per quanto noi, io direi che Napolitano sicuramente è a conoscenza di un segreto di Stato. Però oggi devo riconoscere, sebbene io ho scritto con molta polemica e molta forza contro Napolitano, che oggi lui non ha rivelato il segreto di Stato, però ha dato positivamente uno squarcio di lettura e di input investigativo ai pubblici ministeri. Quindi, per concludere, credo che la deposizione ha sancito una grande, chiamiamolo così, piccola vittoria dei pubblici ministeri, e ha finalmente dimostrato a tutti i lecchini, gli scendiletto, i giornalisti al servizio del potere, i mafiosi, i politici che cercavano di con il lecca lecca di difendere l'indifendibile su Napolitano, lo stesso Napolitano li ha smentiti a tutti, e in un certo senso ha dato ragione, sebbene, ripeto, non soddisfacente, ha dato ragione ai giudici di Palermo. Purtroppo la stampa non ha potuto essere presente alla deposizione del presidente, quindi tra 4-5 giorni. Guarda, cara, forse non sono d'accordo che la stampa non può essere imbavagliata. Noi giornalisti forniamo le notizie quando queste sono sincere e trasparenti al pubblico, quindi un errore, ma tutto sommato, sapendo che la maggioranza della stampa sono dei burattini al servizio del potere, il fatto che gli avvocati difensori e lo stesso Di Matteo, intervistato in esclusiva da Ruotolo di Servizio Pubblico, con queste informazioni, anche se sintetiche, noi perlomeno tutti, sia i giornalisti indipendenti sia i giornalisti al servizio del potere, non possiamo far altro che riportare le loro frasi. Meglio che invece ricostruire una audizione di Napolitano a proprio piacimento e cercando di manipolare le carte. Quindi, personalmente, è un giudizio assolutamente personale, a me sta bene così. Perfetto. Comunque, tra 4-5 giorni ci saranno le trascrizioni, saranno pubblicate le trascrizioni, per certo, cui non di leggerle e di parlarne insieme il prossimo mercoledì, quando tu sarai ancora una volta ospite della nostra trasmissione. Sì, assolutamente, anche se vi annuncio che forse noi, diciamo, detti ai lavori, cercheremo di leggere qualche punto, qualche virgola, qualche piccolo dettaglio, ma non troveremo cose grosse, perché ce le hanno già dette gli avvocati e i pubblici ministeri. Sì. Giorgio, so che hai fretta, ma ti faccio una domanda che credo si stiano ponendo i nostri ascoltatori anche. Questa situazione relativa ad un accordo di cui il nostro paese è premier in Europa, perché in altri paesi europei non credo che ci si possa parlare di accordi fra Stato e malavita. Credi che possa aver creato una situazione di rottura, finalizzando l'argomento al 92-93 o a quegli anni successivi, o adesso si può temere che questo accordo possa nuovamente verificarsi? No, non c'è stata una rottura con la mafia militare, un settore ristretto della mafia militare capitanato da Salvatore Riina. Con quella c'è stata una rottura forte, tant'è vero che è stato arrestato e hanno gettato la chiave nel fiume, condannandolo alla prigione eterna finché vive, e Totò Riina, Salvatore Biondino, Raffaele Gangi e tutti i boss mafiosi, tutta la famiglia Madonia, tutti i boss mafiosi sanguinari, amici e soci di Riina, mentre l'ala di Provenzano hanno arrestato Brusca, eccetera. L'ala di Provenzano è stata arrestata successivamente, ma un'ala capitanata da Provenzano, il quale è stato libero per 13 anni successivamente, senza che nessuno mai lo cercasse, lo trovasse,
è stata lasciata libera. Quindi l'accordo è stato fatto con una parte militare di Cosa Nostra, annientando la parte di Riina, e il patto è andato in porto con quella mafia lì, con la 'Ndrangheta che stava ad osservare, ma certamente appoggiava, diciamo, la politica di Provenzano, non quella di Riina. E oggi ci troviamo una mafia sommersa, meno potente militare, ma a loro non serve l'esercito, e più forte economicamente. Quindi purtroppo non è che non è che c'è stato un accordo e poi non c'è stato più. L'accordo è andato in porto, tant'è vero che dal 1994, dopo che la seconda trattativa, cioè quella vera, quella con Provenzano, è andata in porto, noi ci siamo trovati per 20 anni, non un giorno, cari amici, 20 anni al potere un partito fondato dalla mafia, perché Forza Italia è stata fondata da Marcello Dell'Utri, il quale oggi si trova in carcere a pagare per tutti loro. Che cosa? Il fatto che lui era amico e socio dei mafiosi. Ora, in quale paese al mondo, forse nemmeno in Paraguay, potrebbero sostenere il fatto che c'è un partito in Italia fondato, diretto da uno che sta in carcere per mafia? E in qualsiasi altro paese al mondo, anche ipocritamente, l'avrebbero sciolto questo partito, come è stato sciolto il partito di Mussolini. Quindi l'accordo è andato avanti per 20 anni. Oggi ci troviamo a una svolta, ratificare l'accordo ventennale, rompere questo accordo e distruggere la mafia. Questa è la domanda: che cosa vuole fare il governo Renzi e i prossimi governi? Continuare quell'accordo o rompere? Se rompono, devono dare i mezzi militari, economici e politici ai magistrati che possono annientare la mafia. Se quell'accordo non lo vogliono rompere, come mi sembra di vedere, andremo avanti così per altri 20-30 anni. Il problema è uno: se i magistrati raggiungono toccano il cielo con il dito della verità, allora possono accadere altre stragi, perché se lo Stato ha ratificato l'accordo e alcuni elementi anomali dello Stato vogliono rompere questo accordo con la mafia, saranno uccisi. Ma infatti, quando si parla di accordo Stato-mafia, la domanda che ci si pone è: l'accordo è stato fatto fra la mafia e chi rappresenta o ha rappresentato lo Stato, che non rappresenta in realtà lo Stato, ma rappresentano forse nemmeno se stessi? Rappresentano lo Stato, possiamo dire meglio, hanno occupato, come Mussolini e il fascismo occupò il nostro Stato, questi delinquenti e criminali hanno occupato abusivamente il nostro Stato, purtroppo lo hanno occupato con un voto legittimo, popolare, perché la gente è stata ingannata. Quindi il nostro lavoro è di sensibilizzare la gente e di convincerla che queste persone le dobbiamo mandare a casa. Ed è quello che noi ti aiuteremo a fare, Giorgio, lo ripeto, te e tutti Grazie. Quelli che come te hanno votato la propria vita a questa missione. Beh, Grazie. Penso proprio che... No. Ecco, scusa, Antonella, sì, scusa, sì, ma... una cosa molto rapida, ecco, abbiamo una notizia che proprio in questi giorni è stato catturato uno dei killer di Pablo Medina, ecco, se ci puoi dire qualcosa in 30 secondi. Ve lo dico la settimana prossima, vi parlerò dei killer catturati, vi parlerò che in Paraguay, forse grazie a Dio, veramente, non è successo mai che dopo un assassinio di un giornalista la polizia si è mossa, c'è stata una mobilitazione popolare, è stato un segno importante, ma ne parliamo la prossima volta. Vi abbraccio. Grazie Giorgio, ciao, mercoledì Giorgio. Prossimo. Grazie. Presto, ciao ciao. Ciao. Ciao Giorgio. E purtroppo sapevamo che questa sera Giorgio aveva davvero i secondi contati, oserei dire. Ma abbiamo strappato la promessa di averlo ancora ospite il prossimo mercoledì, e avremo sicuramente l'occasione di approfondire il discorso su questo terribile omicidio che ha colpito tutti, pur essendo accaduto dall'altra parte del mondo.
non può lasciarci indifferenti. Purtroppo la nostra stampa, e correggimi Massimo se sbaglio, sia la stampa, la carta stampata che il video non hanno dato risonanza a questa gravissima notizia. Ma Noi invece dobbiamo assolutamente parlarne, lo faremo mercoledì prossimo. Parleremo con Giorgio ancora sia di Pablo Medina che dell'importante deposizione che c'è stata ieri del nostro presidente. infatti volevo aggiungere, Antonella, la stampa tuttora, tutt'oggi, continua a parlare e a chiedersi sulla necessità e sulla eventualità di una intervista fatta in questo modo, sulla necessità di dover intervistare un capo dello Stato le cui deposizioni e comunque le cui argomentazioni dicono erano già conosciute. Credo che si debba porre l'accento più sul contenuto, e fra poco lo sapremo, di quello che è stato detto, che sui, diciamo così, contorni relativi a questo evento. Ed è quello credo che interessi la maggior parte dei nostri ascoltatori. Penso proprio di sì. Bene, Massimo, Sì. sarebbe forse il caso che tu ci aggiorni con qualche news? Sì, infatti volevo dire che questo attentato a Pablo Medina ci ha colpito tutti noi. La stessa Pianeta Oggi TV ha sospeso tutte le pubblicazioni, abbiamo solamente tenuto una sintetica, diciamo così, programmazione che riguardava solamente gli sviluppi di questo terribile attentato. Dunque, volevo dire anche questo, sto guardando se c'è l'editoriale di Giorgio Bongiovanni, appunto, lo ricordo, direttore di Antimafia 2000, per quanto riguarda l'interrogatorio a Napolitano, però al momento io sono nella home page di Antimafia 2000, però non lo vedo ancora apparire. Appena lo vedo ve ne darò lettura o eventualmente se Rosario Moreno è d'accordo, lo potremmo dare in un'edizione speciale in prima serata, cioè vale a dire dopo le ore 21, in edizione speciale appunto. Nel frattempo, per chi volesse andare a vedere la homepage di Antimafia 2000, trova una serie di articoli relativi sempre al processo trattativa, scritti da Francesca Mondin, Lorenzo Baldo e Aaron Pettinari. E quindi ecco, già qui c'è abbastanza materiale per farsi un'idea un po' di com'è andata questa mattina. Dunque, ecco, già la regia centrale Rosario Moreno mi ha mandato questo messaggio che concorda praticamente per un'eventuale edizione speciale sul editoriale Giorgio Bongiovanni riguardo al discorso dell'interrogatorio di questa mattina a Giorgio Napolitano. Dunque, sono le 19:01. Io potrei andare avanti anche con delle notizie, però vi dico una novità che forse ci raggiunge in collegamento telefonico da Chioggia Sottomarina, Gianluca Scarpa, che è uno dei sindacalisti della CGIL, che ci farà un commento sugli scontri vergognosi che ci sono stati oggi a Roma con la polizia e gli operai delle acciaierie di Terni. Lo ricordo, sono a rischio centinaia e centinaia di posti di lavoro, rischiano tutti quanti di essere insomma, licenziati. E qua è il punto che potremmo parlare stasera, visto che abbiamo un po' più di tempo. Cioè, il sistema, chiamalo sistema del capitalismo o comunque sistema economico-finanziario, ha la possibilità di prenderti e scaraventarti come una pietra in mezzo alla strada senza niente. Mi spiego. Se tu perdi lavoro, okay, quindi siamo ricattati tutti i giorni, se tu perdi lavoro, quindi non lavori più dalla mattina alla sera, perché non, ricordo anche questa cosa qua, che poi meriterebbe un capitolo a parte, non è che lavori solamente 3 la mattina, 4 la mattina e il resto c'è la famiglia, perché la famiglia anche quella ha il suo peso, ha la sua importanza. Ecco, cioè siamo tutto il giorno che si lavora, in più poi veniamo presi a botte come è successo stamattina, ecco, tanto per dire. Allora, voglio dire, se tu perdi quindi questo lavoro,
perdi la casa perché non riesci più a pagare le tasse, quindi non sei nemmeno proprietario di casa tua, che magari è stata costruita con i sudori di tuo nonno o di tuo padre. Poi, oltre a essere buttato fuori di casa, tu dici, ma ho una macchina, salgo in macchina, come ci sono stati dei casi anche qui nel nord-est, e sto in macchina. Ti portano via anche quella perché tu non paghi il bollo e quindi la macchina è in suolo pubblico e quindi non ci può stare, e ti portano via anche la macchina. Poi ti portano via anche i vestiti perché non hai più i soldi per comprarti nemmeno i vestiti, e quindi capite benissimo che hanno tutta la possibilità tranquillamente, senza alcun problema, a buttarti fuori in mezzo alla strada, nudo e crudo. Ecco, voglio dire, rendiamoci conto di questo, perché qui è il nocciolo, e poi possiamo fare tutte le considerazioni del sistema, di quello che succede e così via. Scusate, se ogni tanto va via il video, qui è un problema, credo, di linea di Skype, perché tanto, non so, scende e quindi il video viene mangiato. No? Allora, ecco, succedono queste cose qui, ma Ecco, ma io penso Cosa che che colpisce è che ti porta, te lo avvengono in modo così, tranquillo, senza tanti ostacoli. Ma ci rendiamo conto? Ma Insomma, non so. Massimo, sarebbe interessante anche avere l'opinione di chi ci ascolta. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che possono interagire sulla chat di Saiuz Web Network. Possono darci la loro opinione su gli scontri che sono avvenuti in piazza. Ricordiamo che ci sono stati 3 feriti, purtroppo. Sì, adesso vi do via giorno adesso. Benissimo. Possono darci la loro opinione sulla deposizione di Napolitano. Sono eventi importanti quelli che stanno accadendo negli ultimi giorni nel nostro paese. E sarebbe forse il caso, penso che anche tu la veda così, Ugo. Sarebbe il caso che la società civile cominci a prendere un po' più coscienza del proprio ruolo e a determinare un'azione più incisiva su quelle che sono le decisioni di chi dovrebbe governare e quindi rendere fruibile per tutti il bene comune. Certo, se smettono di vendersi quando si vota, se smettono di fare accordi, se la gente capisce che deve avere una propria presenza, una propria identità, e quale migliore occasione è quella del voto? Se la gente continua a far finta di nulla, a filosofeggiare per nascondere la non volontà di impegnarsi, per magari mettere la testa come lo struzzo al di sotto dei problemi. È chiaro che avremo la prevalenza di uno Stato, che avrà le caratteristiche di uno Stato mafioso. Se invece i cittadini cominciano a prendere consapevolezza dell'essere cittadini e non popolo, perché c'è una bella differenza, se ci chiamiamo cittadini vuol dire che abbiamo consapevolezza dei doveri ma anche dei diritti, può darsi che riusciamo a recuperare magari un po' di consapevolezza in più e quindi far valere i valori democratici che in questo Stato credo ormai siano obsoleti. Bene, allora invitiamo i nostri ascoltatori a darci la loro opinione. Nel frattempo, Massimo, vuoi aggiornarci con le news? Sì, vediamo dunque di partire subito. Allora, rimaniamo in tema sul discorso degli operai che sono stati attaccati dalla polizia. C'è da fare un aggiornamento subito. Allora, non sono 3 i feriti, ma 4. Dunque, salgono a Ah, 4 ecco. i feriti degli operai feriti della polizia. Dunque, la notizia la riprendiamo: scontri in piazza Indipendenza a Roma tra gli operai delle acciaierie di Terni e le forze dell'ordine. I lavoratori volevano arrivare al Ministero dello Sviluppo Economico, dove si svolgeva la trattativa sulla vertenza ASP, centinaia di operai a rischio mobilità, e la polizia lo ha impedito. Siamo stati manganellati, dicono gli operai. Non volevano farci arrivare al Ministero. 4 dunque operai feriti, hanno caricato i lavoratori 3 in ospedale, la Camus è andata anche a trovarli. Dunque il segretario Landini dice: vogliamo incontrare il governo che chiarisca. Dunque la Camus, che abbiamo appena citato, intervistata da Repubblica, si dice colpita dal fatto che Marchionne, il 2 ottobre scorso, parlando di Renzi, abbia detto: l'abbiamo messo là, senza che ciò suscitasse alcuna reazione.
L'Audi di Fiat lo aveva detto affermando che il dialogo con i sindacati non era cruciale, la cosa importante è andare avanti, diamogli spazio, l'abbiamo messo là per quella ragione lì. Parole che aggiunge la leader CGIL spiegano perché questo governo non ha alcuna disponibilità a confrontarsi con chi, come i sindacati, rappresenta gli interessi generali e non corporativi. E poi aggiunge il taglio dell'IRAP, continua appunto la Camusso, favorirà le grandi imprese, non l'occupazione. Insomma, anche queste sono frasi da porre in evidenza e rifletterci. Per quanto riguarda la trattativa, c'è Grillo che dice delle cose abbastanza forti, dunque. Dice un presidente della Repubblica che fa distruggere i nastri delle conversazioni con un indagato in un processo di mafia, Nicola Mancino, e poi si rifiuta di rispondere pubblicamente ai giudici, non si è mai visto. Cosa teme Napolitano? La sua reazione è già di per sé un'ammissione di colpevolezza. Così Grillo sul suo blog all'indomani dell'udienza sulla presunta trattativa Stato-mafia. Il leader del Movimento 5 Stelle lancia anche un sondaggio sulle domande dei giudici a Napolitano e dice da lui risposte del tenore: non c'ero, non mi sono accorto di nulla, così appunto Grillo. Dunque, a questo punto vediamo se ci sono degli aggiornamenti sempre su questo. No, al momento no. Io senti, Antonella, ti restituirei la linea, se vuoi tu fare un commento da studio sulle notizie che ho detto adesso, oppure lanciare anche un break musicale. Sì, penso che Rosario si possa lanciare un piccolo break musicale. Nel frattempo vediamo se riusciamo a rintracciare telefonicamente il sindacalista che tu hai annunciato, Massimo. Va Benissimo, bene, Rosario? va benissimo. Allora andiamo in onda un break musicale. La cantante è Mirva, e il brano è One, è una delle ultime scoperte che ho fatto sul campo della musica sotto licenza Creative Commons. Mandiamo il Benissimo. brano e poi dopo riprendiamo. Perfetto. This time
Bene, siamo tornati qui in spazio aperto, sempre su Saiuz Web Radio. Abbiamo salutato da poco Giorgio Bongiovanni, direttore di Antimafia 2000. Ricordiamo il sito antimafia2000.com, dove troverete tutte le notizie di aggiornamento sull'omicidio di Pablo Medina e sulla deposizione di Giorgio Napolitano. Passiamo adesso ad un altro argomento di strettissima attualità. Parliamo di Ebola. È di questi giorni la notizia dei soldati statunitensi posti in quarantena. Ecco, Massimo, vuoi darci qualche news a riguardo? Dove sono stati messi in quarantena questi soldati statunitensi? Sì, dunque, veniamo da Venezia, da pianetaoggitv.net, dalla redazione. Dunque, sì, la notizia è, dunque, io la estrapolo dal Mattino di Padova, dove titola Ebola isolati nella base di Vicenza, 11 soldati americani tornati dalla Liberia. Secondo la televisione americana, 11 soldati statunitensi sono stati messi in isolamento nella caserma Ederle. Il Pentagono sostiene che si tratta di una precauzione. Dunque, vediamo di capire un po' meglio. 11 soldati statunitensi di ritorno dalla Liberia sono stati messi appunto in isolamento, lo riferisce il corrispondente di CBS News David Martin. La Liberia è uno dei tre paesi dell'Africa occidentale maggiormente colpiti dall'epidemia del virus. Tra i soldati sotto osservazione, scrive CBS, anche il maggiore generale Derry Williams. Secondo la CNN, i soldati dovranno rimanere isolati nella base militare americana per 21 giorni, dove saranno monitorati senza possibilità di contatto con la famiglia. Il Pentagono sostiene che si tratta di una precauzione. Ecco, a questo punto io mi domando, dunque, perché non sono stati trasferiti direttamente negli Stati Uniti e non invece, piuttosto che metterli qui, insomma, sembra che il Veneto forse, non so, sia stato preso come un lazzaretto da questa immagine, la cosa. Ecco, una opinione al dottor Ugo Lombardi chiedo sulle conseguenze di questa Ebola, cioè dobbiamo preoccuparci che pericolo può suscitare, diciamo, quali effetti in Europa, in Italia, è di facile, come dire, contagio, oppure, insomma, prima di prendersela, ce ne vuole, ecco, di tempo. Com'è la situazione? Ecco, facci un po' di lume su questo. Bene, Massimo, intanto io mi chiedo da uomo qualunque, da cittadino qualunque, perché solo 12? Credo che un battaglione, un contingente di militari abbia un numero più elevato. E quindi chiedersi perché solo 12 evidentemente significa che magari i 12 sono quelli che sono più a rischio, perché magari si ipotizza che abbiano avuto magari contatti con qualche persona che magari poi ha manifestato apertamente i sintomi della malattia. E tenere in isolamento 12 su un gran numero di persone mi mette un po' più diciamo, mi fa riflettere un po' di più. Al di là di questo e al di là della collocazione della quarantena che non spetta a noi perché sono decisioni prese dalla politica e contestate da altra politica, credo che questo virus è un virus che deve essere considerato per quanto riguarda l'aspetto di contagiosità, perché si parla di infezione, ma non tutte le malattie infettive sono contagiose. Perché ci sono per esempio alcune patologie come la lebbra, proprio voi nel Veneto, mi pare ci sia a Treviso, non so dove, o un'altra città vostra, qualche migrante che ha avuto manifestazioni cutanee, e quindi è stata fatta diagnosi di lebbra, ma quel tipo di lebbra non è una lebbra contagiosa. Quindi è un concetto importante questo, è una divisione importante perché si parla di infezioni, ma sono due concetti diversi e vengono molto spesso usati senza molta competenza. Detto questo, la tutela nei confronti di questa malattia è rappresentata da una tutela che tutti quanti noi dovremmo avere, come se temessimo di essere contagiati dal virus dell'influenza. È un virus che si narra abbia una diciamo contagiosità trasmessa attraverso i contatti, i fluidi e tutto il resto. E non va trascurato anche
anche se molte volte viene detta in silenzio questa cosa, che la trasmissione, perché no, dovrebbe essere anche aerea. Questo senza dare allarmare alcuno, ma se mi faccio questa domanda e la pongo anche a voi: se qualcuno che ha un'incubazione, un virus di Ebola, fa uno starnuto e butta nell'aria le goccioline di questo starnuto, che si chiama goccioline di Flug, e credo che la via aerea sia anche una via di trasmissione, perché negarla, no? Gli diamo tutto a questo virus. Abbiamo anche questo virus che comunque, al di là dei suoi giorni di incubazione, che possono variare da 2 a 20 a 21, sembra che ci sia una modifica, perché sono questi degli animali intelligenti, non sono stupidi. Non solo riescono a replicarsi all'interno di una cellula non solo umana ma anche animale, copiando il DNA dell'ospite e disturbandolo ma anche distruggendolo, ma riescono anche a modificare il proprio DNA, tanto da albergare all'interno dell'ospite per un periodo maggiore, tanto da superare quello che fino ad ora si riteneva il periodo ufficiale di presenza dell'ospite, e quindi farlo decedere e farlo quindi trasformare questo virus in un virus che rimane quindi in maniera più permanente. Questo che significa? Significa si creano quindi delle situazioni più pericolose di portatori. I portatori sono quelli che possono quindi consentire a questo virus di sopravvivere per più tempo e quindi di poter migrare assieme al loro ospite, cioè a chi lo possiede, al loro infetto, insomma, il malato. Possono quindi trasportare questo virus per percorsi più lunghi, per tempi più lunghi, e quindi cambia un po' anche la logica, la logistica di questa idea. Credo di non prolungarmi molto, ma voglio soltanto dire una cosa: in tutte le infezioni virali, dove abbiamo detto che i virus sono strutture intelligenti, c'è sempre stata nel tempo una modifica che non è stata determinata solo dall'azione dei farmaci che l'uomo è stato in grado di creare per bloccare la trascrizione dei virus, ma è stata determinata anche dal fatto che questi virus, durante il loro percorso e durante i loro attacchi, hanno saputo quindi condurre una battaglia tale da non essere completamente distrutti. Sono veramente dei killer molto molto intelligenti. Quindi evitare contagi, naturalmente i contagi come si hanno? Stando in mezzo alla gente. Se è vero che dobbiamo isolare chi è stato o si sospetta sia stato contagiato, dobbiamo evitare i luoghi pubblici, dobbiamo evitare di stare in mezzo alla gente, ma quando si sospetta che questa gente abbia avuto naturalmente permanenze contatti o contatti con paesi che fino ad ora sono quelli più indicati come sede di infezioni virali. Quindi queste sono lavarsi le mani col sapone, sostanze tensioattive, i derivati del cloro sono molto importanti perché hanno un'azione antivirale, così come i derivati dello iodio sono importanti. Quindi un virus che oltre i 60 gradi non resiste per un paio di ore, un'ora, due ore, potrebbe anche essere distrutto dal calore. Ma tu giustamente, Ugo, dicevi che il virus è intelligente perché riesce a mutare il suo DNA in base alle condizioni nelle quali si trova. Ora però mi viene da dire anche che sia un virus estremamente selettivo. Quello che mi incuriosisce in modo particolare, non so se la stessa domanda te la poni tu Massimo o tu Rosario, è che questo virus pare si sia diffuso solo in 3 paesi, in 3 stati africani: Liberia, Ghana e Sierra Leone. Ora mi domando come mai, al pari dell'HIV qualche decennio fa, questo virus ha trovato particolarmente allettanti questi 3 stati dell'Africa, laddove sappiamo nel continente africano le condizioni igieniche purtroppo sono poco osservate in tutti gli stati che compongono il continente. Mi domando come mai proprio e soltanto in quei 3 stati ci sia stata una così larga diffusione del virus.
Mi verrebbe quasi da pensare, e mi assumo completamente la responsabilità di quanto sto per dire, che si sia resa necessaria ad un certo punto la sperimentazione umana, cioè la sperimentazione in laboratorio sui topi che sono gli animali che posseggono il DNA più vicino al nostro. Ad un certo punto non è stata più sufficiente e si è resa necessaria la sperimentazione umana, considerato il fatto che 2 giorni fa si è appreso che il vaccino per l'Ebola sarà pronto fra 2 mesi. Come mai una diffusione così settoriale, secondo Dunque, te? intanto il virus Ebola è endemico in alcuni paesi dell'Africa. Per esempio nel Congo, dove è stato naturalmente individuato la prima volta, è circoscritto in alcune zone del territorio e viene continuamente circoscritto perché, come dicevamo prima, il virus, in poche parole, ha un periodo di incubazione molto breve, ammazza subito, per cui la gente che viene colpita muore e quindi non contagia. Quello che contagia sono le pratiche di sepoltura, perché sono pratiche che vengono effettuate senza molte attenzioni. Beh, in Africa le sepolture sono rituali, Esatto. per cui. Ci sono poi l'alimentazione con pipistrelli della frutta, roditori, animali che sono normalmente infettati da questo virus, e quindi utilizzando questa carne ci si contagia. E naturalmente anche altre accortezze in questi paesi, che credo siano molto meno attente rispetto ai nostri, sono facili quindi a determinare il contagio. Ma non dimentichiamo che gran parte di questi paesi, e soprattutto quelli relativi all'Africa occidentale, a cui tu facevi riferimento, sono comunque paesi nei quali c'è l'abitudine quindi di nutrirsi anche di carne animale e di carne di scimmie, carne di roditori, e quindi è probabile anche che questo focolaio sia stato indotto da questo tipo di alimentazione. Pensare che ci sia stato, come avviene, magari alcune volte viene di pensare, che nasca prima la terapia e poi la malattia, beh, questo magari lo saprà, l'azienda farmaceutica che è interessata, o le aziende che sono interessate, ma questo noi non possiamo affermarlo, possiamo solo pensarlo, supporlo, ma sarebbe, diciamo così, un aspetto cattivo di una, diciamo, valutazione oppure estremamente obiettiva, razionale, di una situazione che comunque sta e rischia di invadere, senza fare allarmismi inutili, ma rischia di invadere tutti noi, perché c'è una potenzialità diciamo di diffusione altissima. Mi chiedo, per esempio, quando questi 12 militari sono stati trasportati in ospedale di Vicenza, quale percorso abbiano fatto, cosa abbiano toccato, quali persone hanno. Sicuramente è stato seguito questo percorso, ma quante persone italiane hanno contattato, e se le stesse persone italiane sono state prese, se le hanno naturalmente, se le hanno interagito, e quante persone di queste sono state fermate e tenute altrettanto in quarantena. Beh, Perché. diciamo che saranno state osservate le regole minime, io mi voglio augurare. Però, sai cos'è? In Africa l'alimentazione, bene o male, è quella in tutti gli stati. Quindi, in tutti gli stati si può correre il rischio di nutrirsi di un animale contagiato o infetto. Le norme igieniche, ripeto, purtroppo, a causa delle scarse quantità di acqua disponibile pro capite, sono molto poco osservate. Le ritualità, bene o male, sono quelle, perché i funerali diventano una questione sociale, nel senso che tutta la collettività è chiamata a partecipare. Quindi la mia curiosità rispetto a una diffusione così circoscritta del virus mi porta anche a riflettere e non posso fare a meno di rimanere perplessa, perché la tempestività poi della realizzazione di un vaccino, prima si era parlato di un siero, poi di un vaccino, mi sembrava una tempistica quantomeno curiosa, mettiamola così. Comunque, questo lo potremo vedere. Massimo, hai qualche aggiornamento da darci? Sì, a tale proposito c'è un aggiornamento. Dunque, 8 militari statunitensi provenienti dalla Liberia sono transitati alla base USAF di Aviano, provincia di Pordenone, per poi proseguire in Pulma per Vicenza. Seguendo la procedura prevista, l'aereo è atterrato prima a Pratica di Mare, dove i controlli sanitari previsti hanno dato esito negativo. Lo si è appreso da fonti dell'Aeronautica Militare. A tale proposito vorrei fare una domanda al dottor Ugo Lombardi.
capi? Cioè, in quel momento là, sì, uno non ha la febbre, cioè, la misurano, vede che è tutto a posto, non so, 36,5, 36,8, 36,2, quello che è. Però se in quel momento la persona ce l'ha all'interno la malattia, cioè in fase di, come si dice, l'ha incubata intanto, no? Ecco, in quel momento lì potenzialmente è contagioso. Quindi come si fa a sapere se la persona poi è sana? Cioè, misurando la febbre non, alla fine non ottieni nessun risultato, insomma, è inutile, cioè uno può averla già incubata la malattia. Durante l'incubazione sembra che ci sia una bassa contagiosità. Ah, ecco, questa è una notizia che fa piacere intanto. E quindi bisogna comunque considerare che ognuno di noi espande fluidi dovunque e non sempre questo diffondere fluidi viene controllato. Credo che naturalmente dobbiamo rassicurare i nostri ascoltatori ed essere molto attenti in quello che diciamo, ma in questi casi, quando si diffonde e quindi si chiama pandemia una infezione del genere, superati i primi momenti, cioè voglio dire, se non stiamo attenti a bloccare adesso e nei prossimi giorni questa infezione, rischiamo di perderne il controllo. Perché se si diffonde in maniera esponenziale non potremo più controllarla, sarà difficile. È quello che mi preoccupa, in effetti. È proprio quella la cosa che mi preoccupa. Quindi si misura la febbre agli aeroporti, però Di se uno ce l'ha solito si fanno i cordoni sanitari, ma i cordoni sanitari in un paese come quello non è possibile farlo, o credo che sia difficile attuarlo in maniera, diciamo, perfetta, ottimale. Sarebbe il caso quindi di aumentare le nostre precauzioni. L'Organizzazione Mondiale della Sanità dà le direttive e noi le seguiamo. Le seguiamo attraverso tutte le afferenze che i centri sanitari periferici possono dare, contribuendo quindi alle notizie e divulgandone quindi le eventuali presenze di infezioni sul territorio. Però credo che in questi casi non dimentichiamo che alcuni decenni fa nelle regioni del sud abbiamo avuto l'ennesima infezione da colera e allora non abbiamo lesinato noi stessi la necessità di dover ridurre al minimo i viaggi o gli spostamenti delle persone all'interno dell'ambito dello stesso territorio, ma anche al di fuori della stessa regione. Quindi credo che si debba porre, al di là della velocità di trasmissione del virus, che viene quindi documentato come una trasmissione fatta attraverso gli aerei, perché come dicevamo prima i tempi di incubazione sono brevi, anche quelli che portano alla morte, quindi solo con l'aereo. Però credo che si dovrebbe anche usare un po' di cautela in più, soprattutto in rapporto a flussi di affluenza migratoria che arrivano sul nostro territorio, e senza nulla diciamo attribuire a questo fenomeno, però credo che potrebbe essere prudenziale per un bel periodo di tempo e tentare di fermare questo flusso anche per tutelare i nostri concittadini. Ripeto, i migranti non hanno nessun rischio diciamo di trasportare virus, eccetera, però esiste anche, credo, la possibilità di ritenere che qualcuno di loro abbia avuto durante il viaggio percorso per raggiungere la sede d'imbarco contatti con altre persone che saranno decedute e nessuno si chiede perché. E poi magari a sua volta questo deceduto ha dato contatti con altri, per cui credo che sarebbe prudenziale usare molta più cautela, soprattutto nei confronti di questi sbarchi, soprattutto per tutelare gli stessi migranti, perché una promiscuità come quella naturalmente è la più dannosa. In un barcone è più promiscuità di quello che avviene in un barcone, oppure nei centri nostri di raccolta, che sono sempre molto molto pieni. Quindi credo che dovrebbe essere posta la nostra attenzione, senza allarmismo naturalmente, nei confronti di questi fenomeni. Ripeto, non avviene la trasmissione per periodi così lunghi perché naturalmente l'informazione ufficiale ci dice che loro muoiono, per cui non possono portare l'infezione. Però è anche vero che dove muoiono e quando muoiono hanno avuto contatti con altri, per cui non sappiamo che cosa succede. Ripeto, sarebbe, credo, prudenziale farlo almeno dalle nostre parti un cordone, o perlomeno portare sulle loro coste
un gruppo di esperti e quindi visitarli, controllarli prima che avvengano. Naturalmente tutto questo non può avvenire perché Gli sbarchi sono nulla è clandestini. ufficiale, ma è tutto clandestino. Quindi a Esatto. questo punto, se è clandestino, tuteliamoci noi, insomma. Bene, penso che ormai si sia giunti al termine del tempo a nostra disposizione. Bonella, Sì, allora, stasera ti vedo senza giacca. stasera siamo senza giacca, malgrado il freddo sia arrivato. Non so da voi che ultimamente c'erano 30 gradi nelle settimane scorse quando ci incontravamo sulle trasmissioni qui a Salto. Adesso come siete Giorni messi? fa si andava al mare qui, eh. Lo so, per quello ti chiedo, guarda, una curiosità. Che sbalzo c'è stato? Che sbalzo c'è stato di temperatura? Ecco, 10-12 gradi. Sbalzo vedi. Prima è arrivato qua. qualcos'altro, Prima è arrivato qua il freddo, poi. 24 ore. Abbiamo perso 10-12 gradi. Purtroppo. Io poi che preferisco il caldo, guarda, quando arriviamo a questa stagione, vedi, Lo vedo che preferisci il caldo, sei tipo nonnetto proprio. vedi come Nonno conduce di Massimo. flanella, maglioncione di lana pesante, maglia della salute, tutto c'ha Bonella stasera, tutto. Vedo un cappello, no? Non gli manca niente, secondo me c'ha le babbucce pure Le di lana. babbucce, sì, hai ragione. È vero, Rosario? Sì, ha fatto cadere apposta il video per non farci vedere le babbucce. Perché temeva. C'è il video. Piuttosto una domanda, Antonella. Adesso veniamo un attimo a te. No? Abbiamo adesso martellato Ugo con Ebola, adesso cambiamo Scusatemi, ma argomento. questo è il momento ludico, vero? Sì, della trasmissione. Questo è. Bonella Show. Ma beh, io ci aggiungerei anche Antonella Show, perché a volte sei tu che mi No, non provo. c'entro niente io. Tu sei carnefice, io sono vittima. Anton Oppure Massimo carnefice. Show, dai. Ecco, Dai. vabbè, prendiamola così. Io, vabbè, no, dicevo, cosa volevo dirti? Sì, volevo farti una domanda. Vedi, tu sei brava poi a tergiversare, a far cascare il discorso. Sì, Sì, lo sai so. che io mi dimentico della domanda che dovevo fare. Perché tu hai una certa, Bonella, e ormai. Però io qui ho scritto un nome, no, vedi? E quindi mi fa risalire la domanda. Il nome è Anna Rosa, cioè non è la vostra assistente di studio. Oi. La vostra assistente di studio dov'è? Dov'è? Sta arrivando. Sta arrivando. È in Perché studio. adesso Rosario, ogni giorno c'è l'assistente di studio, no? Ci L'assistente di mancava studio è in solamente. studio, Massimo, eh. Che non c'è, è strano, dico, Antonio, come mai? Si sta facendo il trucco. Senti Bonella, io ti faccio una proposta. Siccome mi sembra che qui io e te siamo un po' come i vecchietti del Muppet Show, hai presente i vecchietti del Muppet Show, quelli che si beccavano sempre in ogni brutto momento? Allora, guarda, tu proprio c'hai il fisico, come si dice, c'hai il fisico perfetto. La prossima volta io ti porto qui l'Anna Rosa e voglio vedere se ti metti a fare il vecchietto del Muppet Show con lei. Rosario è tremenda, è Lo so, ma riuscita a questo sta, sorpassarmi. tutti la stanno vedendo, questa affermazione, la stanno ascoltando e ci stanno anche vedendo, Bravo Bonella. Rosario. Bonella. Adesso, no, è che Bonella, anzi, ti ringrazio di questa affermazione, che tutti sono testimoni, il pubblico, di Sires, eccetera. Quindi la prossima volta ci deve essere per forza, altrimenti, cara Antonella, non vorrei essere nei panni tuoi. Ma voglio vedere se ti presenti con la magliettina, la cosa lì, la camiciona di flanella e il maglioncione della nonna e la maglietta della salute che spunta, si vede il triangolino, guarda qua, no? C'è il triangolino della maglia della salute che spunta, voglio vedere come ti presenti. Ma qui, senti, siamo in redazione, stiamo lavorando, stiamo facendo, cioè non è che siamo solamente fermi lì in trasmissione, quindi abbiamo la TV terrestre, cioè, quindi abbi pazienza, stava un po' più comodo, no? Ma tu guarda, l'abbigliamento di Ugo, guarda, camicia a contatto con la pelle di re, cioè Bonella, lascia perdere. Sì, ma aspetta, No, lascia ci perdere. sta un'umidità diversa, diciamo, tra dove No, abita Bonella lascia perdere, sei a strati. No, ha ragione Rosario, cioè, stavo per dirtelo, ma qui fa un freddo che non ti dico, no? No, Massimo, Invece lì.
Questa è una camicia riscaldata. Cioè sei senza speranze, Bonella, guarda, veramente. Ecco, vedi, io ringrazio Ugo come sempre, che poi alla fine effettivamente mi dà una mano. No, neanche la web, Bonella, vabbè. Rosario, cosa dobbiamo fare con quest'uomo qui? Vabbè, con calma lo trascineremo verso Mitico. Verso Lili. Massimo è un personaggio, dai. Massimo è un personaggio, insomma. Quindi se lo cambi, lo togli da questo, diciamo, da questo aspetto esteriore, se gli fai cambiare, non è più Massimo. Vabbè, vogliamo trovare questa cosa qui, questa scusa? Dieca. Cerca di essere un po', perché io l'ho conosciuto Dieca. Così, quindi. Insomma, se lo vuoi te lo pigli così, se non sì, niente. Ecco, bravo. Vabbè. Se vuoi ti pigli il pacco, se non niente. Guarda. Sembra che Massimo sia un'offerta. Hai saldi. Bonella, hai saldi. Ah, è su piazza, ma non hai saldi. Ma guarda che qui non è mica la televisione che fa le vendite fino alle 3 alle 4 della mattina. Cioè, qua stiamo facendo informazione, non c'entra niente. Ma noi ci stiamo a spingere in alto le tue quotazioni, Bonella. Ma cosa stai dicendo? Ma insomma, ma senti un po'. Piuttosto invece io ho memorizzato quella tua frase di prima, cioè vediamo se poi ci sarà l'assistente in studio. È curioso, Massimo, è curioso, dai. Ah, me la mando lì. Ah, benissimo, che così almeno, cioè, mi dà una mano, perché io sono senza qui a Pianeta Oggi dell'assistente. Net. Pianeta Oggi TV.net. Meno male che stavolta l'hai detto giusto. Hai visto? Alla radio di Fontana Fredda c'ho l'assistente, qui invece manca, quindi vedi, mo. Pure l'assistente hai, Bonella. Cioè, ma mica una, ne vorrei anche due, perché insomma, capisci? C'è bisogno. Voi siete già due lì e avete l'assistente. Io sono da solo, ma almeno due assistenti, giusto, Rosario? Non ho capito. Dipende dai punti di vista, Massimo. Rosario, non ce la fa. Ma questi assistenti sono italiane o sono venete? Domanda interessante. No, diciamo che non sono nemmeno venete. Né italiane né venete. Cos'è, scusa, un ibrido? Tu sei un ibrido, sai? No, no, allora. Vento fuori questa storia. Scavi la fossa da solo, Bonella, c'è niente da fare. Ti scavi la fossa da solo. Sono, cos'è, apolide, senza, e com'è, queste persone da dove vengono? Scusa. Ma sono di questo mondo. Marziane. Può darsi che ci siano, però voi non li vedete qua, no? Anche io in questo spazio. Hai capito com'è la storia di Bonella. Ecco, secondo me è tutto prodotto della sua fantasia. È questo del Muppet Show. Tutto prodotto della sua fantasia, guarda Bonella. Non credo proprio. In Friuli c'è l'assistente di studio o di redazione, chiama come vuoi. In Puglia c'è Anna Rosa che fa assistente. In Veneto manca. Allora ti mancava Anna Rosa in Veneto. Esatto, ci vuole tanto a capirlo. Ma dico, a dirlo Rosario, ma ci vuole tanto a capirlo. Non ho capito. Vedi che alla fine, girando un po' i discorsi, ti ho fatto venire te con la risposta esatta, no? Oh, ora ci accorda. Prima 19:43, ragazzi. Vabbè, ok, penso che ne abbiamo dette a sufficienza. Allora, diamo appuntamento ai nostri ascoltatori mercoledì prossimo, sempre alle 18:30. Sempre su Saiuz Web Radio, sempre su Spazio Aperto, con Massimo Bonella, direttore di Pianeta Oggi TV.net. Ciao Massimo, a mercoledì prossimo. A mercoledì prossimo, e ti ricordo, con l'assistente di studio. Che ti mando lì? Mandala pure qua, c'è la stazione comoda, non è un problema. Ecco. Benissimo. Perché poi mica venga io a prenderla giù a Bari, non ho capito. No. Va bene. Salutiamo Rosario Moreno dalla regia centrale.
da Treviso. Un caro saluto a tutti quanti, ragazzi, grazie a voi da Bari e grazie a Massimo da Venezia e tutti gli amici che ci hanno ascoltato. Vi ricordo giovedì, cioè domani sera alle 22, la replica di Pianeta Oggi Eventi nel Mondo alle ore 22 su Science Web Network. Grazie a tutti per averci ascoltati sino ad ora e a mercoledì prossimo. E Antonella, aspetta, perché stasera alle 23.15 ci sarò io in televisione su Eden TV, canale 86 per il Veneto e parte della Lombardia, con il settimanale Pinetoggi Reporter. Più tardi, in prima serata, credo dopo le 21, se è pronto l'editoriale di Giorgio Mogiovanni, apriamo uno speciale qui su Science Web Network. Altrimenti rimandiamo naturalmente al prossimo mercoledì. Sì, prossimo mercoledì, vediamo se poi possiamo avere, o mercoledì quello ancora di là, anche quel sindacalista che ci può un po' fare il punto della situazione per quanto riguarda il sociale, ecco, anche alla luce di questi scontri che sono stati quest'oggi a Roma. Grazie a tutti, grazie ai nostri ascoltatori, da Venezia è tutto, a voi lo studio. Ciao ciao. E anche da Bari è tutto. Bene. Salutiamo tutti i nostri ascoltatori e mercoledì prossimo. Arrivederci. A mercoledì. Ciao. 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 Bye, 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 bye.